Ciao popolo blu cerchiato! Oggi si è giocato Coppa Italia, Sampdoria, Salernitana. Abbiamo vinto 1-0, abbiamo passato il turno. Diciamo che possiamo essere contenti per il fatto di aver passato il turno, però il risultato non è dei migliori. Con tutto il rispetto per la Salernitana, però, insomma, contro una squadra come quella si può ambire qualcosa in più. Ok, c'era il turnover, però in campo c'era comunque giocatori di un certo livello. C'era Keita, che comunque è stato onnipresente. La manovra d'attacco lui c'era sempre, quindi su quella sono fiducioso. C'è però una nota abbastanza dolente da dire. Abbiamo fatto una ventina di tiri, tra tiri in porta, tiri fuori, deviazioni e quant'altro. Fare solo un gol è un po' pochino. La Salernitana non ha mai creato tante occasioni concrete. Però un paio di tentativi timidi ma li ha fatti. E sinceramente sarebbe stata una beffa. Perché io già quando siamo arrivati intorno all'ora di gioco li abbiamo cominciati a tartassare con i nostri 10-12 tiri senza fare un gol. Tu qui stai a vedere che adesso ce la mettono nello stoppino e va a finire che la vinco loro. Invece per fortuna non è successo così. Per carità, ripeto, la partita non era fondamentale per la stagione, però era importante. È importante perché secondo me la Coppa Italia è una di quelle competizioni che va onorate, soprattutto per squadre come la Sampdoria, perché alla fine, ragazzi, cosa abbiamo da perdere? Assolutamente nulla. La prossima probabilmente sarà contro il Genoa, quindi un derby è sempre un derby. Poi metti caso che riusciamo pure a vincerlo, si va ai quarti di finale. Beh, se non agli ottavi, scusate, no, ho detto una cavolata. Una volta che sei agli ottavi, voglio dire, te la giochi. Piccolo parere personale, secondo me la Coppa Italia non è gestita molto bene, cioè nel senso, si sa, le prime otto che arrivano in Serie A sono quelle che giocano in casa. Secondo me ha poco senso, perché dai sempre alle stesse squadre più possibilità di andare avanti nel torneo. Invece mi piacerebbe vedere squadre nuove avanzare in questa competizione. Detto ciò, bene la Gumina che finalmente ha segnato. Bene la squadra che è riuscita comunque a tenere la porta inviolata, segno comunque che il timbro di Ranieri si vede, perché si sa che gli allenatori italiani sono ottimi per la difesa. Continuiamo così, ragazzi, non c'è che dire. Adesso testa al derby, che questa sì che è una partita molto importante. Sono curioso di vedere come andrà domenica. Spero bene. Fino alla fine, sempre comunque forza Samp.